Abbiamo cercato 12 potenziali hit. Le abbiamo fatte ascoltare a due giudici misteriosi. I quattro finalisti lavoreranno i loro pezzi con i migliori producer italiani. Al vincitore andrà un contratto di 2 anni con l'agenzia di management Doom Entertainment. Tutto questo grazie al nostro main partner, Intesa San Paolo. Benvenuti a Dream Hit. Continua la nostra caccia al pezzo che spacca con 3 nuovi brani inediti da ascoltare. A decidere delle sorti dei nostri aspiranti hitmakers sono loro, 2 giudici che gli altri se li sognano, parlando di Dream, me li sogno pure io la notte, sono loro, Mischeta e Carl Brave. Ciao Guglielmo. Ciao Guglielmo. Partiamo a questo punto con il primo concorrente. Lui ovviamente non sa che dietro al vetro ci siete voi, che ascolterete il suo pezzo, ma lo scoprirà solamente alla fine. A questo punto non ci resta che presentarvelo, il suo nome è Houston. Il nome Houston nasce da uno dei miei primi concerti. Fino a prima di salire non avevo un nome. Allora mi giro verso mia mamma e dico: mamma, non ho un nome io, abbiamo un problema. E da lì è nato Houston. Houston, abbiamo un problema. E quindi basta, sono tenuto e è andato benissimo. Madness. Follia. È quello che mi appartiene di più, uno dei tatuaggi che mi appartiene di più, è semplicemente uno stato d'animo. È perché è quella follia che riesce a farmi uscire un po' dagli schemi che io spesso mi metto, tendo ad essere una persona molto precisa, invece ho bisogno ogni tanto di questo madness che mi aiuta a uscire. Amo difenderti ovunque tu vai. Bella voce. Amo difendere me. Davi l'unione per giusta, lo sai, ma non è cosa per te, baby, ma non difendo. Se quando balli direzione chiara, la direzione è quella, sì. Solo e mi arrendo quando pretendo che capisci uno come me. E baby, ferma questi problems, svelano tutte le voci che non so. E no, non vedo problems. Momenti che poi cancellerò. I tuoi occhi dispersi, le frasi importanti, soltanto per dirci siamo fuori vaganti. E due parole l'ha portata a casa facile. Sì, comunque questa è proprio canzone da cameretta. Vi presento i giudici di Dream Hit, sono Mischeta e Carl Brave. Wow. Ciao, ciao fratello. Ragazzi, avete ascoltato? Che cosa ne pensate? Io volevo vedere un attimo il look di Houston. Vabbè, pazzesco. Io Houston me lo sono immaginata su un poster in una cameretta mentre una ragazza canta questa canzone pensando al suo amore. Voce bellissima, morbida. Il ritornello vola. Ritornello vola, sicuramente sono sicura che sia io che il giudice Carl ce la ricanteremo. Di contro stiamo cercando la hit del 2020 e non so se questa direzione può essere veramente la hit. Houston, tu a breve scoprirai se sei il secondo finalista di Dream Hit. Nel frattempo vi presento il secondo artista di oggi. Lui si chiama Paolo. Scrivo da quando ho 13 anni, mi inventavo le storie e le rendevo fighe. Cantavo anche da piccolo, sempre, rompevo sempre il cazzo ai miei genitori con la musica rap, hip hop. Nei miei testi parlo della mia generazione, una generazione abbastanza incasinata, dato che sono entrate le nuove tecnologie, i telefoni, i social, che l'hanno resa più vulnerabile. Da grande in realtà pensavo di fare l'artista, ma se proprio dovessi sognare, sognerei di riempire gli stadi e di fare un soldato con la gente lì per me. Sai tenermi solo testa,
L'ho sbattuto addosso a te un bel po' di volte. Prenderò l'amore per mano la droga Super fresh. No, non minarmi, no, no. No, non amarmi, no, no. Non mi prendere le mani. Prenderò droga, tu parti. Non mi far male, no. Vabbè, l'immaginario no, comunque no, è no, super definito. Lasciami andare stavolta. Andrò a puttane stano. Ora sotto effetto taci. Sopra il letto faccio cose che non so, non sai, non far. C'ha sta voce pure graffiata, no? Grattata. È bella sta voce, comunica tanto. Tantissimo. E non mi importa, ma te importa. Grande Paolo. I giudici di Dream Hit sono Miss Keta e Carl Brave. Ciao Paolo. Ciao Paolo. Miss, Carla, avete ascoltato? Sì. Cosa ne pensate? Attitude davanti al microfono, ti ho adorato. Mi piacciono tanto le voci un po' scure, sporche, non dritte. Mi sono immaginata on the road ascoltando la tua canzone in radio con Guglielmo con e piacere. Carl in macchina con me. Devo capire ancora da dove a dove, però facciamo Milano-Roma magari, vediamo. Bravissimo Paolo. Grazie, grazie. Sound pronto, maturo, live spacchi. Grazie. Bravo, grande. Grazie mille, giudici. Paolo, a breve scopriremo se sei il secondo finalista di Dream Hit. Nel frattempo vi presento la nostra ultima artista di oggi. Il suo nome è Violet. Io faccio musica da una vita. Avevo 3 anni quando ho rubato il microfono alla band di matrimonio di mia madre. Penso che da lì si siano accorti tutti che sarebbe stato il mio futuro. In tutto ho fatto 10 anni di conservatorio. La musica classica è molto bella, conoscerla mi ha aperto la mente in tanti modi. Devo dire che non mi stavo trovando nell'ambiente, forse un po' per il tipo che sono io. Il mio look è sempre stato questo, infatti la gente per i corridoi del conservatorio penso mi guardasse tipo ma lei si è persa, cosa è successo qui? Nell'anima sono una molto strong, quindi mi ritrovo molto nel genere del metal, dello screamo, del punk, che sono un po' all over the place. I would tell your mama what you did to me, but I believe in karma. Suona tutto de voce. Plus I don't think she cares about you or me. Super Billie Eilish. Questa voce di testa, leggerina, vola, vola via, brava. Ammazza, Mariah Carey. Violet, ti presento i giudici di Dream Hit. Miss Keta e Carl Brave. Ciao. Brava, brava. Bravissima. Miss, Carl, cosa ne pensate? Soprattutto Miss, qual è il tuo immaginario riguardo questo pezzo? Voglio volare altissimo, allaccio le cinture. Non so se riuscirò a farti volare alto quanto oggi è volata la voce della Violet. Ma si sa, il cielo non è un limite. Il cielo non è un limite. Guarda Guglielmo, me la servi così, bravissimo. Anch'io ho apprezzato tantissimo, tecnicamente sei un bel drago. Sì. Voce di testa, proprio arrivi su Mariah Carey. Sei molto teatrale, un po' Billie Eilish il sound, quindi mi piace, bello, intimo. Vorrei sentirla in italiano, sta canzone. Se tu porti adesso questa cosa in italiano, sei proprio giusta, arrivi dritta, perfetta al punto, capito? Anche perché non c'è una roba così in italiano. Tu saresti eventualmente disposta a provare a vedere che cosa può diventare perché questo no, pezzo? Perché no, provare sì. Io di generale se mi vengono in inglese le tengo in inglese, ma non c'è problemi. Tanto le parole sono qua dentro e non le dico in nessuna lingua quando sono qua dentro, quindi... Brava, molto. Brava. Grazie Violet, a breve scoprirai se sarai la seconda finalista di Dream Hit. Speriamo. Period, bitch.
Miss, Carl, avete ascoltato i tre brani, non vi invidio, è arrivato il momento della scelta. È dura. Come sempre però avrete un aiutino, dei pareri che vi arriveranno da un giudice che ha le idee molto chiare riguardo alle tre canzoni che ha sentito. Il giudice di oggi è Joe Squillo. Ciao Mischetta, ciao Carl, spero di venirvi in aiuto dicendovi la mia sui candidati di oggi. Houston, qui abbiamo un problema, il pezzo è veramente molto molto orecchiabile, forse fin troppo, nel senso che mi sembra quasi di averlo già sentito, ma questo è il rischio un po' quando si fanno delle canzoni pop. Comunque sei talentuoso e completo, simpatico giovane artista, lasciati ispirare dalla luna. Paolo, giovanissimo ma tormentatissimo, posso consigliarti che non è figo cantare andrò a puttane stanotte, no, prendere droghe ad un party, sotto effetto faccio cose che non so, è ora di dire basta, anche perché questa è vita e sappiamo come va a finire. Dal punto di vista musicale invece mi sei piaciuto molto e mi rimane la tua canzone. Violet, dalla voce intensa che, come dice il tuo nome, accentua così la tua parte più emotiva, questa cantilena psichedelica che spazia un po' tra il dark romantico e l'atmosfera horror mi piace. A questo punto, da Joe Squillo, tanti baci, tutti belli. Grande Joe. Vabbè, pazzesca. Grande Joe Squillo. Giudici, io direi che avete tutti gli elementi per decidere. Sì, a questo punto sì, direi. A voi la scelta. Secondo me abbiamo capito chi è. Pure secondo me. Le idee ce le abbiamo chiare. Sì. Stiamo per scoprire chi sarà il secondo finalista di Dream Hit. Ce lo diranno i giudici, ancora meglio, ce lo faranno sentire. Voi ragazzi siete pronti? Sì. Dai, eh. Affogherò là dentro e non mi importa se non mi farai del bene, non mi importa, non mi importa. Bravo Paolo. Bravo Paolo, bravissimo. La scelta su Paolo perché ci è sembrata la canzone più avviata. Mancano pochi ritocchi per avere la hit. Attenzione Paolo, come dice la nostra giudice guest, la Joe Squillo, attenzione al testo in ogni sua parte. Se si raffinano alcuni punti si possono dire le cose in maniera ugualmente tagliente ma più delicata, ecco. Houston, a me mi è piaciuto tanto il tuo sapore retro, il tuo pezzo non è una hit di adesso, la hit del 2020, ma ti puoi benissimo creare una carriera, creare una fan base con quello che fai, veramente puoi andare avanti, continua perché ce l'hai. Dico a Violet, hai un grande talento. Io non vedo l'ora di sentirti in italiano, secondo me puoi volare veramente ancora più su se possibile. Complimenti Paolo, tu da domani inizierai da subito a lavorare con uno dei migliori produttori musicali in Italia che quindi ti permetterà di riarrangiare il tuo pezzo che sentiremo in finale il 13 dicembre quando anche scopriremo chi sarà proprio il vincitore di Dream Hit. Houston, Violet, non hai detto l'ultima parola, non buttiamoci giù, c'è un ripescaggio, quindi se volete dire la vostra su chi vorreste mandare in finale andate a votare sui social di Dream Hit. Grazie a voi ragazzi, grazie Miss, grazie Carl, grazie Intesa San Paolo, noi ci vediamo sempre qui con la terza puntata di Dream Hit.